ha insegnato, ha fatto tanto, ha lavorato tanto e lavora ancora tanto con le sue giocatrici, un coach ormai molto esperto in quella zona, perché ormai lei ha da 7 anni la sua San Martino, è arrivato nel 2012, ed è una giornata tra l'altro particolare per lui, mi sembra. Andiamo a San Martino da questa piccola ma straordinaria realtà che abbiamo già avuto con noi ad Overtime un paio di volte in questa stagione. Ciao Coach Abbiniente, ciao Gianluca. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Larry. C'è una musica. Ciao Larry. Tanti auguri Coach, è il giorno del tuo compleanno. Mi piace il suo look. Sì, una puntata, come diceva adesso Sasha, di capelloni, no? Per dire un po' così, un po' di autoironia, come look, ci insegna Sasha. Look top. Coach, intanto tanti auguri da tutto lo studio di Overtime. Grazie, grazie infinite. Come vedete io sono ancora un bambino però, mi devono ancora crescere i capelli. Sì, vabbè, cioè non siamo in un ambiente, o meglio, sì, tu sei nel basket femminile, però l'età possiamo dirla, dai, sì. Sì, sì, 47. Vabbè, dai. Giovane. Ce n'è ancora giovane, dice Sasha. Senti coach, al di là di quello che è successo ieri, poi domani si va avanti, semifinale, già una parola che secondo me, no, da quelle parti mette i brividi, per come l'avete raggiunta, per quella straordinaria rimonta, l'impresa contro Browning, gara 3 in casa, siete la più piccola realtà di questi playoff, ma secondo me anche la più bella, la più intrigante, la più emozionante. Intanto complimenti davvero per il percorso fatto fin qui. Grazie infinite, sono bellissimi complimenti per noi. Ieri non è andata particolarmente bene, però abbiamo avuto in realtà un allenamento per prepararci alla partita con Schio, mentre loro erano fermi da una settimana, e quindi diciamo che ci sta che gara 1 a casa loro sia complicata. Oh, poi Schio è coach, cioè, dico, mica l'ultima delle squadre, Sì, infatti, no, assolutamente, grandissimo rispetto. Noi ci siamo guadagnati la semifinale, come hai detto tu. Dà veramente i brividi anche per il modo in cui è avvenuto, con il 19-0 negli ultimi 6 minuti di gara 3, sotto di 12, è stata un'esperienza direi unica, anche se io devo essere onesto, l'ho vissuta al contrario, con una semifinale in A2 più 18 fine terzo quarto, persa, quindi l'ho vissuta da tutte e due i lati. Beh, direi che è decisamente più, no, più soddisfacente, con più soddisfazione quella dell'altro giorno, che ti terrà sicuramente stretta. Coach, è lì da tanto, voglio dire, hai costruito, no? Stiamo parlando di insegnamenti, di costruzione, di ruoli, ne hai viste passare tante, però di sicuro hai costruito qualcosa di importante in queste tante stagioni da che sei a San Martino. Sì, 7 stagioni a San Martino, dopo il primo anno, alla fine del primo anno abbiamo fatto la promozione dalla 2 alla 1, la prima volta per tutti, anche per me, e quindi ci fu poi un anno di apprendistato puro che finì con un 11° posto, decimo posto, che fu esperienza pura. Da quella volta poi siamo rimasti stabilmente nei piani alti della classifica, terzi, quinti, quarti, quinti. Quest'anno siamo riusciti ad acchiappare questo quarto posto all'ultima giornata in casa contro Venezia, che era prima in classifica, e contro di noi ha perso anche il primato. Direi che è stata una stagione entusiasmante e siamo ancora in corsa, cosa che di solito purtroppo ci capitava di essere già in vacanza, ma siamo ben felici di continuare a lavorare. Stefano, conosci il coach? Conosco bene Larry. Parliamo di gara 2, Larry, insomma. Ok, avete perso gara 1, però 31 punti dall'italiana, insomma, parti da una buona base, oltre agli allenamenti che riuscirai a fare. Avete avuto in gara 1 qualche problema un po' a rimbalzo, ma come diceva Edi, è Schio, non te lo dimenticare. Sì, incontriamo una squadra che gioca l'Eurolega, andiamo a giocare contro la più grande squadra che c'è in Italia ormai da un decennio. È molto complicato, ha giocatrici che giocano WNBA, sono immense, ci danno 10-15 centimetri in ogni ruolo, a rimbalzo sicuramente facciamo fatica. Gara 2 dovremo cercare di giocarci le nostre carte nel miglior modo possibile, difesa probabilmente siamo già a buon punto, visto che hanno fatto 61 punti, sicuramente dobbiamo migliorare l'attacco, facendone 47 è un po' difficile.
Coach, noi nella giornata del tuo compleanno ti auguriamo di godertela, non è ancora finita, è ancora una buona mezz'oretta per continuare i festeggiamenti nel caso, e di continuare questo fantastico sogno ad occhi aperti, no? Finché dura, godetevela veramente da quelle parti. Assolutamente, vogliamo goderci ogni singolo secondo di questa avventura, e devo essere onesto, dal quinto anno al quinto tentativo essere riusciti a passare questo benedetto turno e giocarci la semifinale è veramente un sogno. Con grande leggerezza andiamo a divertirci e cerchiamo di far divertire il nostro pubblico, ma anche chi segue la pallacanestro femminile. Siamo lo spirito migliore in assoluto. Grazie Larry, tanti auguri ancora. Grazie per essere stato qui ad Overtime. Grazie a tutti. Ciao, buona ciao serata. Coach. Ciao coach, un grande in bocca al lupo. Continueremo ovviamente a seguire nelle prossime puntate di Overtime il campionato femminile, che sta andando ormai nella sua fase più calda, le semifinali. La Rai Ringarò 1 ha battuto la Ragusa 7-3, 6-9, ma è una serie apertissima. Le italiane di Ragusa sono fortissime. Dall'altra parte c'è stato Steinberg, la straniera, 30 punti, 9 rimbalzi per Venezia, quindi sarà equilibratissima questa altra semifinale.